buongiorno a tutti. Oggi siamo nell'aula magna dell'Istituto Giolitti di Mondovì e insieme a me ci sono un gruppo di docenti, un po' in rappresentanza di tutti i plessi della nostra scuola, dell'alberghiero Giolitti, dell'IPC Bellisario, dell'Istituto Tecnico Agrario e del Paire di Barge. Sta finendo la scuola, stanno finendo le lezioni, sta finendo questo anno scolastico, le lezioni, sì. È un anno particolarissimo che non dimenticheremo mai, non voglio dire cose scontate, ma è davvero stata una cosa eccezionale, straordinaria. Vogliamo salutarvi tutti, voglio salutarvi tutti, ringraziarvi per la collaborazione che avete prestato in queste settimane, in questi mesi. Voi allievi e allievi, soprattutto i più piccoli, quelli di prima, quelle di prima, voi famiglie, genitori, nonni, che davvero siete stati così solleciti e capaci di fare da tramite appunto tra noi e i vostri figli e le vostre figlie. E voi docenti, un grazie davvero enorme per tutto l'impegno che ci avete messo e un grazie anche al personale ATA, amministrativo, collaboratori scolastici, assistenti tecnici. Ci lasciamo per un'estate di riposo. Non sappiamo ancora bene quando e come ci rivedremo, ovvero sì, lo sappiamo, ci rivedremo sicuramente a settembre. Oggi siamo qua proprio per pensare a quello che potremo organizzare per voi, per accogliervi a scuola, tutti e tutte. Nel frattempo non dimenticate la vostra scuola, così come la scuola non dimentica voi. Grazie a tutti, un buona estate a tutti e a presto davvero. Ciao! Buongiorno a tutti, in particolare ai ragazzi, ai docenti e alle famiglie del Paire di Barge. Oggi sono qui a Mondovì presso la sede centrale per programmare il vostro prossimo rientro a settembre. Un caro saluto a tutti e buone vacanze. Un abbraccio speciale a chi dovrà sostenere l'esame di Stato. Ciao! Ciao a tutti i ragazzi del Giolitti Bellisario. Vi auguro buone vacanze. Mi raccomando, a presto. Ciao! E da buon sindacalista un saluto e buone vacanze agli insegnanti, a tutto il personale della scuola che ha consentito di evitare l'isolamento dei ragazzi, ai ragazzi e alle famiglie che hanno approfittato di questa disponibilità. Un saluto a tutti gli studenti, in particolar modo a quelli dell'Istituto Agrario, un in bocca al lupo ai ragazzi con l'esame di Stato e ci rivediamo a settembre.